Anche quest'anno ci siamo ritrovati a Loano come CISL di Milano. È un momento di studio, un momento di confronto, un momento in cui invitiamo dei professori, invitiamo dei politici, invitiamo degli amministratori per avere questo confronto e per cercare di creare nuove politiche, politiche che tengano assieme, contrariamente a quanto si può vedere da quello che sta succedendo oggi, il mercato del lavoro con un progetto industriale, con un welfare territoriale, tutte cose che possono creare nuove opportunità di lavoro. Siamo partiti quest'anno con dei suggerimenti, delle suggestioni. Una di queste è stata quella di invitare un professore la cui cattedra è quella di filosofia della scienza, che ci ha illustrato l'evoluzione, così come i corpi sociali si sono evoluti, così come il senso che la società ha avuto nella storia. Oggi abbiamo avuto un'altra suggestione, che è quella di questo ragazzo di 20 anni che ha creato un social network di incontro, domande e offerta di lavoro. Queste sono le cose portate per il sindacato: vedere che la realtà cambia, confrontarsi con una realtà cambia, ma acquisire anche nuovi linguaggi, nuove strumentazioni, nuove opportunità di incontro di questa società. Per cui noi riteniamo che, uscendo da questa Loano, abbiamo ottenuto un risultato estremamente positivo. Ci siamo chiariti sul fatto che, oltre a cambiare la società, dobbiamo cambiare anche noi, cambiare noi senza perdere le nostre radici. Per cui sono intervenuto ieri nel Consiglio Generale citando un brano di Peguy che si rifaceva a dei lavoratori che andavano al lavoro cantando, per cui con la gioia nel cuore, con la gioia di intraprendere e di fare. Questo spirito va riscoperto, lo abbiamo latente, lo dobbiamo riscoprire. È lo stesso spirito che ha creato le cattedrali, tra cui la Cattedrale di Milano.